benvenuti amici Soft Gunner in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo della recensione del custom del mio cinturone tattico. Partiamo subito senza perdere tempo. Prima mi scuso perché non ho caricato video, ma ho avuto problemi con la connessione dati e il wifi, quindi mi è stato davvero difficile caricare video, ma siamo di nuovo tornati e perderò in tutte queste settimane, in due settimane che non ho messo video, cercherò di mettervi più video possibile in una sola settimana, quindi mi cercherò di impegnarmi a mettere minimo 4 video, altri 3 con questo 4. Bene, vi faccio subito vedere un po' la panoramica di questo magnifico cinturone in hot green, dopo questo vi spiego cosa serve e perché lì. Allora, partiamo subito dicendo la provenienza. Allora, proviene dall'Emporio Ferrari Software di Carpi, dove prendo tutte le cose, cioè l'equipaggiamento, diciamo, e dove faccio gli unboxing, che ormai ne avrete già visti 3. E partiamo subito con l'interno, che è fatto con questa retina, che a contatto con qualsiasi indumento fa davvero molto attrito ed è davvero difficile che scivoli. Però in dotazione vi vengono date anche le bretelle, che io le ho tolte per comodità mia. È davvero anche molto morbidoso perché tipo dentro c'è della gomma, non so cosa. Vediamo che ha 6 scomparti con 9 pass molle ognuno, e ha la clip, e molte cinture tipo si devono agganciare normalmente, però questa c'ha la clip, che è anche un po' più facile da slegare, diciamo. I pass molle sono fatti in cordura, come ce lo garantisce questa etichetta qua. Aspettate che se riesco un attimo. Se riesco, ok. Vedete? Cordura fabric. Ok, si vede, sì. Va bene, dai. Comunque sì, c'è l'etichetta. Poi il colore è verde, hot green. Ok, ora diciamo che la cintura, tutta la clip passa qua sotto, dove a ogni scomparto si può vedere, vedete? E poi partiamo subito con il custom, perché non c'è molto da dire. Vi dico perché questa qua è qua, comunque dopo vedete a cosa serve, però vi dico che l'ho lasciata così perché se no dovevo slacciare tutto, ci mettevo 10 minuti solo a smontarlo e a rimetterlo. Ok, iniziamo a vedere ogni parte del custom. La prima parte saranno 3 tasche porta caricatori con gli attacchi molle. Questi qua sono 2 uniti, sono dati così, che erano prima sul mio gilet tattico, che poi vi farò la recensione di questo a breve. Poi abbiamo questa tasca che vi ho recensito nell'unboxing. Vi ho già detto cosa serve, sempre con gli agganci molle. Poi anche questa, che come possiamo vedere è tutto in hot green, e vi ho recensito anche questa nell'unboxing. E poi abbiamo la fondina che si aggancerà a quella clip che vi ho fatto vedere. Quindi tutto questo ambaradam di roba andrà nel nostro cinturone. Andiamo a vedere, andiamo a metterli. Ok ragazzi, ora che avete visto che l'ho tutto configurato, vi faccio vedere una mini panoramica proprio per vedere com'è tutto bello bello. Purtroppo queste due tasche sono un po' più chiare o scure, bisogna vedere da come lo guardiamo rispetto alle altre cose, ma è un piccolo dettaglio che poi c'entra davvero poco. Ok ragazzi, questo video non è stato lunghissimo. Una cosa, mi sono scordato, adesso ci andremo a mettere tutte le cose che ci metto di solito dentro, ecco, diciamo così. Andiamo a vedere subito. Ok ragazzi, ora andiamo ad analizzare il contenuto del cinturone. Vediamo la Glock 17 che andrà nella fondina. Poi
Il caricatore maggiorato andrà nella tasca più grande, quella verde più chiara, diciamo, o più scura in base a come la vedete. Nelle tre tasche portacaricatori ce n'hanno tre caricatori, in metallo monofilare da 120 colpi l'uno. Nella tasca utility, quella piccola, ci andranno tre cose: il coltello carta, la torcia e la granata per il mio lanciagranate. Ora andiamo a vederli inseriti nel cinturone. Ok, nella tasca che io chiamo utility, nella cinerina qua, ci andiamo a mettere il nostro coltello carta. Come vedete ci sta a pennello, poi ci può stare di tutto, eh. Qua ci andrò a mettere la granata in questa tasca. Come vedete, ben tutta assicurata. Poi qua di solito io ci metto la torcia e il telefono, poi volendo. Vabbè, non fate caso a queste due cosine. Ci possono stare delle garze o quel che si vuole. Quindi, vabbè, queste qua sono torce di un'ottica di un mio amico che se le ha scordate nella mia taschina. Poi, come vi ho già detto prima, nella tasca più grande, non so, io la uso per i caricatori esausti. Ci metto il caricatore maggiorato, che non ho. Non c'ho tutte. Io c'ho. C'ho 10 caricatori, c'ho 9 tasche, quindi questa qua, tanto è il primo caricatore che uso, quindi comprare un'altra tasca per cioè un caricatore non, secondo me non ha molto senso. Poi nelle tre tasche porta caricatori ci mettiamo i tre caricatori monofilari. Qua, così. E poi nella fondina. Nella fondina, cioè mi si sta piegando tutta la bandiera, ma va bene. Piccoli errori, diciamo il bello della diretta, diciamo così. Ok, dopo che la tovaglia bandiera si è piegata, io dico che il video è finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.